Credo che una possibile via ermeneutica per affrontare la questione della geopolitica oggi possa essere quella di dare un primo inquadramento a volo d'angelo della globalizzazione e poi provare a comprendere come essa si determini sul piano geopolitico. Quindi proverò con sintesi estrema a dire alcune cose introduttive sull'idea di globalizzazione, concetto logoro e abusato a tal punto da dire tutto e il suo contrario, per poi provare a sviluppare il concetto di globalizzazione nell'ambito della geopolitica, che è il tema su cui siamo stati convocati questa sera a intervenire. La globalizzazione potrebbe essere intesa dal punto di vista strettamente metafisico come la pulsione allo sconfinamento permanente del capitale che tende a saturare ogni spazio reale e simbolico e quindi a omologare ogni spazio reale e simbolico. Sul piano reale, questo è quello che propriamente va sotto il nome di globalizzazione, almeno fin da quando i primi teorici critici di questo processo, che pure non chiamavano in questo modo, ebbero a definirlo e a tratteggiarlo. Penso a Marx ed Engels, Manifesto del Partito Comunista, che già vedevano chiaramente in atto un processo di mondializzazione, parlavano di Weltmarkt, il mercato globale, come base della globalizzazione, o meglio di quella che noi chiamiamo oggi globalizzazione. Il capitale tende a trasformare il mondo intero in un open space con libera circolazione delle merci e delle persone e quindi a trasformare ogni singolo angolo del pianeta in un luogo di produzione, scambio e consumo di merci. Sul piano simbolico, e non è l'argomento del nostro incontro, la globalizzazione coincide con il processo con cui la forma merce satura la nostra coscienza, il nostro immaginario, diviene come l'io penso kantiano, la condizione necessaria di ogni nostra rappresentazione. Tutto viene mediato dalla forma merce, capitale umano, investimenti affettivi, debiti e crediti nelle scuole, insomma, ciò che oggi è ben noto, ma forse non conosciuto. Sul piano metafisico, quindi, la globalizzazione è la tendenza del capitale, e non genericamente una sorta di connessione globale in tempo reale, è la tendenza del capitale, del modo capitalistico della produzione di espandersi al di là di ogni confine puramente nazionale, ça va sans dire, di ogni confine di tipo metafisico. L'idea dell'illimitatezza è il fondamento stesso del capitalismo come processo di crescita illimitata e poi anche sul piano economico, il mito della crescita, naturalmente. Ecco, la globalizzazione, allora, se inquadrata in questo modo, ci permette, credo, anche di fare luce sui rapporti geopolitici, almeno quali si sono venuti scolpendo nel mondo post-1989. In un mio libro che si intitola Globalizzazione, ho analizzato la globalizzazione chiamandola globalizzazione in relazione ai rapporti di forza, ai rapporti legati al mondo del lavoro e l'ho intesa come una sorta di planetarizzazione della miseria e della pauperizzazione delle classi lavoratrici e dei ceti medi. In quel libro sempre utilizzavo altre due categorie ricavate da giochi linguistici, come quella di globalitarismo. La globalizzazione è il totalitarismo del nostro tempo, un totalitarismo onninclusivo che non permette ad alcun popolo, individuo o modo di pensare e di esistere di rimanere al di fuori dai confini blindati della globalizzazione, cioè del mercato che si fa planetario. Ma in terzo luogo, la globalizzazione è anche una anglobalizzazione, è il modo con cui non soltanto la lingua inglese, naturalmente, dei mercati, ma il modus vivendi, il modus cogitandi anche americano, satura il mondo. Da un certo punto di vista potremmo dire, questa è la tesi che intendo sostenere, che sul piano strettamente geopolitico la globalizzazione coincide con l'americanizzazione del mondo. O per usare una categoria impiegata qualche anno addietro dal filosofo della politica Giacomo Marramao, è il passaggio a Occidente del mondo intero, il passaggio all'Occidente, all'americanosfera dell'intero pianeta, che avviene ora con metodi direttamente manumilitari, se vogliamo dire così, i bombardamenti sui quali tornerò, ora con i poteri più leggeri della colonizzazione culturale. Da questo punto di vista, la rete MTV negli anni 90 ha svolto un importantissimo e
troppo spesso trascurato ruolo di anglobalizzazione dell'immaginario delle nuove generazioni, può avvenire poi anche, ed è storia anch'essa dei nostri tempi, mediante vere e proprie rivoluzioni colorate, o anche velvet revolutions, le rivoluzioni colorate con masse che vengono ampiamente ammaestrate, manipolate dai gruppi del potere dell'americanosfera per simulare una volontà di nazionale popolare di emancipazione che coincide poi sempre con il passaggio a Occidente di quelle realtà. Ecco, tutto inizia, se vogliamo trovare una data precisa che almeno euristicamente ci permetta di ragionare su quello che stiamo dicendo, tutto inizia nel 1989, l'annus horribilis del 1989, l'anno della più grande tragedia geopolitica della storia più recente, l'anno in cui si sfalda, per così dire, con il muro di Berlino, vola in aria con il muro di Berlino anche l'ultima chiara potenza catecontica in grado di frenare il delirio di nichilismo imperialistico della globalizzazione a stelle e strisce. Fino al 1989, sono cose note ma forse non conosciute, per riprendere la distinzione hegeliana tra il noto e il conosciuto, fino al 1989 i conflitti erano congelati all'interno della Guerra Fredda, pur con i punti caldi che la caratterizzavano, Corea, Vietnam, ma in qualche modo la potenza, l'altera pars del comunismo realizzato, non soltanto garantiva benefici reali all'Occidente, forse più che all'Oriente stesso. Non dimentichiamo che la stagione dei diritti sociali era non certo un generoso frutto di un capitalismo in sé munifico, ma era la risposta obbligata che il capitalismo in Occidente doveva dare all'altra parte, ma poi anche garantiva, dicevo, il contenimento del nichilismo imperialistico degli Stati Uniti. Lo conteneva, infatti, dopo il 1989. Non dico nulla di nuovo se dico che riprendono endemicamente i conflitti su scala globale. Con il 1989 inizia quella che il mio maestro Costanzo Preve ebbe a definire la quarta guerra mondiale, sulla quale intendo ora spendere celermente alcune considerazioni. Che ci siano state due guerre mondiali, credo di non doverlo ulteriormente specificare. Che ce ne sia stata una terza, forse potrebbe essere oggetto di scoperta per qualcuno. La Guerra Fredda è stata una terza guerra mondiale, caratterizzata appunto dalle dinamiche che abbiamo detto. Che ci sia poi una quarta guerra mondiale è quello che ora andrò a dire, perché nel 1989 la monarchia del dollaro, vincitrice della terza guerra mondiale, immediatamente muove alla conquista del mondo intero. Cioè la quarta guerra mondiale, in sintesi, è quella che la civiltà dell'hamburger, dopo il 1989, dichiara a tutto il resto del mondo che ancora non si sia genuflesso alla sua potenza. Così e solo così si possono leggere, a giudizio di chi vi sta parlando, tutti i conflitti che hanno attraversato il mondo dal 1989 ad oggi. Essi sono precipuamente conflitti gestiti dalla monarchia del dollaro, dal Leviatano a stelle e strisce, con il chiaro intento di annettere parti del mondo che ancora non erano state annesse. Ciò appare particolarmente lampante se consideriamo gli spazi post-sovietici, e quindi Georgia, Ucraina e molti altri che sono ancora zone calde di questa tensione espansiva degli Stati Uniti verso Oriente. Ciò riguarda anche tutta una serie di conflitti che voglio solo evocare e che, a ben vedere, per chi sappia individuare la logica del concetto, presentano tutti la medesima struttura, in verità. Pensate dall'Iraq del 91 fino alla già evocata Serbia del 99, passando naturalmente per l'Afghanistan, per l'Iraq di nuovo per la seconda guerra del Golfo, fino ad arrivare alla Libia nel 2011 e fino ad arrivare, poco ci mancò, alla Siria successivamente. Ora, la narrazione è sempre la medesima ed è facilmente individuabile, è quella per cui c'è il nuovo Hitler di turno, che viene presentato da una narrativa ampiamente manipolata dell'Occidente a stelle e strisce, come il nuovo Hitler, che sia Saddam, che sia
Milosevic, non ricordo quale giornale italiano presentasse in copertina Milosevic con i baffetti e con la scritta Hitlerosevic negli anni in questione, poi di nuovo Saddam naturalmente, poi Assad stesso venne presentato come il nuovo Hitler, Gheddafi, insomma c'è sempre un nuovo Hitler, ci deve essere sempre un nuovo Hitler perché è la figura retorica che Leo Strauss definiva della reductio ad Hitlerum. Se c'è un nuovo Hitler, allora diventa possibile la nuova Hiroshima e quindi l'aggressione imperialistica si muta come per magia in bombardamento umanitario, in imperialismo etico, in embargo terapeutico, in mille altre formule della neolingua orwelliana contemporanea, che abbiamo visto e che vediamo continuamente riaffiorare dai meandri della storia. Quindi ci deve essere sempre un nuovo Hitler di modo che si possa giustificare, ripeto, l'aggressione imperialistica preordinata come male necessario per debellare il terribile mostro. Proprio all'indomani della guerra di Iraq, un importante personaggio della vita pubblica statunitense, al cospetto di un giornalista che citò numeri e cifre, 500.000 tra bambini e civili uccisi in Iraq, chiese con una domanda giusta, giusta, se fosse davvero stato necessario compiere tutto ciò. La risposta del personaggio statunitense in questione è stato un male necessario, dovevamo farlo, dovevamo farlo. Vedete che ritorna sempre questa narrativa della reductio ad Hitlerum, con cui appunto anche i bombardamenti più atroci vengono giustificati. Poi nella narrazione non c'è solo il nuovo Hitler sempre, ci deve essere sempre anche un popolo mediaticamente unificato che invoca la liberazione ma non è in grado di produrla. È curioso come nella narrazione, quale viene restituita dai professionisti dell'informazione, come hanno preso a definirsi da un anno e mezzo a questa parte, sembra che a Cuba non ci sia mai un solo sostenitore del governo, o in Siria non ci sia mai nemmeno un sostenitore del governo. Sono tutti contro, sono tutti come la blogger cubana che forse alcuni ricorderanno, che stanno chiusi in casa a scrivere in attesa di essere liberati dagli Stati Uniti d'America, che infatti poi, terzo momento, intervengono per liberare il popolo sotto dittature, per favorire la liberazione, cioè il transito a occidente del paese in questione. È una storia che abbiamo visto ripetersi continuamente, che ritorna ovviamente, che ritorna, l'abbiamo vista in vari momenti, a fasi alterne, ritornare. Appunto, è la narrativa della reductio ad Hitlerum e della guerra imperialistica di annessione, di americanizzazione del mondo, contrabbandata come guerra di liberazione. Ecco, con formule orwelliane, dicevo, potremmo parlare di imperialismo etico, di bombardamento umanitario, di missili democratici e così via. Ora, questo ci ha portato molto rapidamente in una situazione che da un certo punto di vista stava procedendo verso un monopolarismo a stelle e strisce. Monopolarismo a stelle e strisce che tuttavia, vi è dell'ironia nella storia talvolta, sembra ultimamente entrare in crisi, sembra ultimamente entrare in crisi per l'epifania di nuovi blocchi, di nuove potenze che non soltanto non si piegano agli Stati Uniti d'America, ma che resistono. E tra questi ve ne sono molti, l'Iran, ve ne sono molti nell'America Latina, ma soprattutto due sono i protagonisti di questa resistenza all'imperialismo per recuperare vecchie categorie ormai in disuso, ma che pure forse gioverebbero una comprensione dei reali rapporti di forza. Stati che resistono all'imperialismo, ce ne sono, sicuramente molti, da Cuba all'Iran, dalla Corea del Nord al Venezuela, fino alla Siria, fino ad arrivare ai due principali protagonisti di questa resistenza all'americanizzazione del mondo, che sono la Russia e la Cina, sui quali voglio spendere celermente due considerazioni, a partire dalla Russia. La Russia ebbe una catastrofe, naturalmente, nel 92, negli anni che determinarono quella che in maniera del tutto illusoria, se non ipocrita, venne chiamata la perestroica. Non c'era proprio nulla di modernizzazione o di transizione, era più che altro, se vogliamo usare un termine non tecnico, ma che credo renda bene l'idea, una sorta di
sbaraccamento del modello sovietico, era la preparazione al transito verso l'occidentalizzazione, no? È curioso anche il carattere metamorfico di alcuni dei protagonisti di questa storia. Se considerate che Gorbaciov, che ancora l'anno prima era presente, presenziava la manifestazione per la rievocazione della rivoluzione russa vestito di tutto punto con gli abiti da parata. L'anno dopo, a Unione Sovietica implosa, faceva la pubblicità di Pizza Hut per gli americani, no? Sono scene che disegnano forse meglio di ogni discorso questo transito tragico, vorrei dire, e non serio da certi punti di vista, della Russia dalla gloriosa potenza di resistenza all'imperialismo, dalla gloriosa potenza che liberò l'Europa, a una succursale degli Stati Uniti d'America. Yeltsin, il successore, riuscì a risultare perfino peggiore di Gorbaciov, non soltanto per le patetiche scene, anch'esse sì, degne di memoria, del suo rotolare ubriaco di vodka sotto i tavoli, per aver bombardato il Parlamento, ma soprattutto per aver svenduto parte importante degli assetti fondamentali della Russia agli strateghi del capitale, made in USA. Finché poi ci fu l'improvviso risveglio, che è ben noto e che tuttora è in corso, dovuto alla figura di Vladimir Putin. Vladimir Putin fu colui il quale si oppose a questo processo metamorfico di degrado della Russia e cominciò invece a rivendicare una Russia indipendente, sovrana, basata sulla tradizione, sull'identità, su tutta la storia, quindi senza rinnegare nulla della storia della Russia, unendo quindi l'identità ortodossa con l'identità tout court della Russia storica, letteraria. Ricordiamo che con Vladimir Putin ritornò anche nell'inno nazionale sovietico, si oppose alla traslazione della salma di Lenin, riprese pienamente contatto con la tradizione ortodossa, quindi rivendicava la Russia alla propria funzione tellurica di resistenza rispetto alle potenze sradicanti e fluide del capitale talassico, statunitense, e quindi si produsse questa situazione di, come dire, di rinascita sotto altro segno di quello che il socialismo reale aveva rappresentato sul piano geopolitico, ora in un diverso e mutato contesto. Per inciso sarebbe un tema che ci traghetterebbe molto distante rispetto a ciò che stiamo dicendo, ma secondo alcuni interpreti la stessa caduta di Ratzinger nel 2013 avrebbe anche radici di ordine geopolitico, in particolare per il suo aver guardato forse con troppa simpatia alla Russia. Sono note le affermazioni non particolarmente entusiasmanti rivolte da Ratzinger rispetto a Obama, è un grande politico di cui però non possiamo condividere la linea, grosso modo così disse Ratzinger di Obama, invece le parole di grande stima espresse nei confronti di Putin, proprio perché aveva ben compreso probabilmente cose che forse costarono anche il posto, come usa dire. Ecco, quindi questo è un primo aspetto importante, una Russia che sempre più matura un'opposizione, anche le ultime elezioni in Russia sono particolarmente interessanti, credo, la rinascenza di un partito comunista forte che nell'essenziale non propone affatto un'apertura globalista o atlantista, ma al contrario insiste in misura quasi esasperata, direi, sul tema dell'opposizione alla globalizzazione a stelle e strisce, quindi poco o nulla a che vedere con ciò che oggi in Europa siamo soliti chiamare sinistra, cioè di fatto una sorta di arcobalenico supporto al capitalismo a stelle e strisce. In Russia il Partito Comunista di Zhuganov è esattamente l'opposto rispetto a ciò che noi intendiamo qui con sinistra, per molti versi. Ecco, sotto questo riguardo, la Russia quindi fornisce un baluardo di resistenza rispetto agli Stati Uniti, no? Con un'immagine forse iconica, dovete immaginare la vecchia foto stilizzata del presidente Obama che dice "Yes, we can", e un'analoga foto del presidente Putin che dice "No, you can't". Si pone un limite agli appetiti imperialistici degli Stati Uniti, per questo è odiata e avversata la Russia di Putin, perché non si piega, per questo è continuo oggetto di tentativi di destabilizzazione a mezzo di
personaggi come Pussy Riots, Femen e altri cubisti della globalizzazione capitalistica, le cubiste della globalizzazione capitalistica. Per questo è in atto un tentativo di accerchiamento della Russia. Bisognerebbe ricordare pacatamente ai nostri pedagoghi dell'atlantismo che continuamente puntano il dito contro una Russia aggressiva e violenta, bisognerebbe ricordare loro che la Russia dall'89 ad oggi è venuta contraendosi nei suoi spazi e non certo espandendosi. Sono invece le potenze talassocratiche a stelle e strisce che hanno rioccupato gli spazi post-sovietici con altrettante rivoluzioni colorate o addirittura con veri e propri colpi di Stato come quello dell'Ucraina del 2014, presentato come dalla retorica occidentale come una liberazione, quando in realtà sfilavano nelle piazze forze dichiaratamente neonaziste, appoggiate appieno dai nostri politici, peraltro, quelli che si dichiarano antifascisti quando il fascismo non c'è, per appoggiare il nazismo quando il nazismo ricompare all'occorrenza anche in Ucraina, no? Dove paradossalmente l'unico titolato a definirsi in questo contesto oppositore del nazifascismo è Vladimir Putin, proprio perché è quello che ha combattuto contro le forze neonaziste in Ucraina, ma questo è un altro discorso che ci allontanerebbe dal tema. Sulla Cina, ecco, l'odio verso la Cina è pari forse a quello verso la Russia da parte della monarchia del dollaro e delle sue colonie, perché la Cina, a differenza della Libia di Gheddafi o dell'Iraq di Saddam Hussein, non può essere occupata manu militari da un giorno all'altro o con tempistiche più o meno rapide. La Cina è una potenza assolutamente di grande portata sotto ogni profilo, sul piano economico, come già è stato ricordato, sul piano geopolitico, una potenza sovrana, militarmente autonoma, che è uscita anche rapidamente dall'emergenza epidemiologica grazie alla sovranità monetaria. Bisogna ricordare anche questo, perché secondo la vulgata banale e banalizzante che così spesso sentiamo ripetere in Italia da odiatori più o meno filoatlantisti della Cina, la Cina sarebbe in qualche misura una potenza, per così dire, globalista e totalmente liquida, quando invece se noi guardiamo ai rapporti interni della Cina ci accorgiamo che la Cina è la potenza, credo, più sovranista che ci sia sul piano della, se vogliamo usare questa categoria, in auge, quasi autarchica da un certo punto di vista sul piano della politica interna. E poi, essendo il motto cinese storicamente quello dell'essere come i liquidi, assumere la forma del contenitore, sul piano esterno la Cina ha scelto di competere sul tavolo di quello che veniva proposto dagli Stati Uniti, ha scelto di competere sul piano del libero mercato e a quanto pare sta avendo ragione essa rispetto a quegli Stati Uniti d'America che si trovano in difficoltà e che stanno usando anche esattamente l'emergenza epidemiologica come conflitto geopolitico. Su questo si potrebbe svolgere una considerazione, cioè sul fatto che da subito l'emergenza epidemiologica è stata anche teatro di un rinnovato e ripotenziato conflitto geopolitico, dove Cina e Stati Uniti rimbalzava l'accusa di essere portatori del virus. Il virus di Pechino, continuamente ripeteva l'amministrazione Trump, il virus cinese, ripetevano. E la Cina, per parte sua, ha più volte mosso analoghe accuse agli Stati Uniti, ricordando molte cose sul laboratorio di Wuhan, molte cose sulla presenza statunitense nel territorio e così via. Quindi siamo nel quadro forse di una rinnovata guerra fredda, per certi versi, che sta riemergendo, dove non c'è più la corsa allo spazio ma c'è la corsa al vaccino, dove c'è una tensione geopolitica, no? Il fatto che la Russia abbia scelto di chiamare Sputnik il proprio vaccino è anche evocativo da questo punto di vista, come non sarà sfuggito ai più. È una questione geopolitica anche, no? Che ha evidenti portati, no? A San Marino, dove hanno utilizzato Sputnik, curiosamente, per accedere nel territorio italiano devono fare anche quelli euroatlantisti. Ecco, una mossa sanitaria o geopolitica, no? È una mossa sanitaria o geopolitica questa, no? Andrebbe domandato. Ecco, e su questi temi si può discutere a lungo, ma non voglio
prendere troppo tempo, dico in conclusione che siamo entrati nella quarta guerra mondiale con però delle potenze che non si piegano. La Cina e la Russia, benché oggetto di aggressione mediatica permanente, non possono essere risolte come sono state risolte la Libia o la Serbia o ancora l'Iraq, perché sono macropotenze, sono potenze che hanno una loro autonomia, una loro sovranità. Siamo nel quadro di un nuovo conflitto che viola tutti i paradigmi del tradizionale mondo westfalico. Ecco, siamo al di là del mondo di Westfalia ormai, siamo in un contesto di, appunto, di globalizzazione come americanizzazione del mondo, siamo in un contesto in cui vengono violati i paradigmi anche del modo di concepire la guerra. Il compianto Danilo Zolo nel suo bel libro sulla globalizzazione diceva che il mondo westfalico era il mondo degli stati nazionali, certamente, ma gli stati nazionali, contrariamente a quel che va ripetendo la vulgata oggi dominante, che ha tutto l'interesse nel celebrare, nel velocizzare il superamento degli stati sovrani nazionali come ultimi baluardi di resistenza alla globalizzazione, perché oggi gli unici spunti di resistenza vengono effettivamente offerti da stati sovrani nazionali forti come la Russia o la Cina, evidentemente, per citare i due più forti, ma poi ce ne sono anche altri. Bene, gli stati sovrani nazionali non sono stati solo il teatro dei nazionalismi imperialistici aggressivi, cosa che sono anche stati il luogo del fiorire delle democrazie, dei diritti sociali, e sono anche stati il luogo del contenimento dei conflitti. La bilancia europea, l'idea cioè che si creassero pesi e contrappesi tra gli stati, che la guerra non fosse una guerra illimitata. Vi erano le due pratiche differenti dello ius ad bellum e dello ius in bello. Non potevi dichiarare guerra ad libitum. La guerra la dichiaravi con motivi molto precisi, regolamentati. Potremmo dire che la deregulation oggi in atto è una deregulation anche del conflitto. Nel tempo westfalico il conflitto era regolamentato, vi era uno ius ad bellum, per dichiarare guerra dovevano esservi delle motivazioni, e vi era anche uno ius in bello, cioè non potevi far tutto quello che volevi in guerra, c'erano delle norme rispettate ancora fino alla Convenzione di Ginevra, oltretutto. Oggi siamo entrati nel tempo della guerra infinita, prima evocata, studiata da Giulietto Chiesa, siamo entrati nella guerra infinita e nell'idea di giustizia infinita, evocata dal presidente Bush. Giustizia infinita, ecco, è una formula ossimorica quella della giustizia infinita, se voi considerate che l'immagine della giustizia è la bilancia, quindi pesi e contrappesi, è l'idea di un limite, di un giusto limite. Una giustizia non può essere infinita, evidentemente. Infinito può essere il terrore, può essere la violenza, come infatti stiamo apprendendo. E quindi lì si aprì effettivamente la fine, vorrei dire. Nell'89 muore sul piano della geopolitica il mondo post-westfalico. Siamo entrati in un'altra dimensione, in cui non per caso le guerre divengono guerre preventive. Quale può essere lo ius ad bellum in una guerra preventiva, in cui tu dichiari guerra semplicemente perché sospetti che l'altro abbia le armi di distruzione di massa, con tanto di fialetta di Colin Powell, no? Quale ius ad bellum è questo? Quello in cui io sospetto che tu sia e pretendo di. Quale rapporto bilanciato, a proposito di bilancia, può esserci quando gli Stati Uniti chiedono alla Corea del Nord di disarmare o all'Iran di disarmare senza fare loro stessi l'analogo gesto, no? Anche i bambini sanno che nel Far West i pistoleri si disarmano in contemporanea. Solo un pazzo disarmerebbe se stesso lasciando l'altro disarmato, no? E quindi capite bene che le richieste statunitensi all'Iran di abbandonare la bomba atomica sono del tutto irricevibili, stante il fatto che gli Stati Uniti hanno la bomba atomica e l'hanno sganciata. E quindi capite bene che è una situazione in cui saltano i paradigmi, ius ad bellum, ius in bello anche saltato completamente, no? Ricordate il discorso di W. Bush nel 2001. Intanto era chiarissimo, chi è con noi è dei nostri, chi non sta con noi è con loro. Quindi faglia del conflitto, come Carl Schmitt avrebbe detto, ben delineata. Non è possibile una posizione mediana, o con noi o contro di noi. Noi siamo gli umani, gli altri sono Hitler, sono disumani,
E quindi la retorica dei diritti umani serve anzitutto, più che a oltre che a favorire l'esportazione militare dei medesimi, serve anche a dichiarare non umano il tuo avversario. Se noi abbiamo i diritti umani e voi no, vuol dire che noi siamo umani e voi no, e quindi possiamo portare alle estreme conseguenze il conflitto. Quindi altro che ius in bello, c'è la guerra infinita nel tempo e nelle modalità. Tutto diventa possibile, lo disse testualmente Bush. Tutto potrà essere fatto per vincere questa guerra di civiltà, come la chiamò, guerra di civiltà. Ecco, quindi l'11 settembre è un tornante storico totalmente decisivo. In conclusione, e concludo, che fare? Bastun, che fare? Beh, io credo che occorra favorire la rinascenza di un mondo multipolare, come già si diceva, ben riconoscendo che per fare politica, dato che di filosofia politica si tratta, per fare politica occorre sempre la coppia dicotomica amico-nemico. E ora, se è chiaro, o dovrebbe essere chiaro, che sul piano metafisico il nemico oggi è il nichilismo relativista, sul piano antropologico è l'individualismo neoliberale, sul piano economico è la civiltà dei mercati, dovrebbe essere altresì chiaro, ma è forse un punto tra i più oscuri, che il nemico in ambito geopolitico non è la Russia, non è la Cina, non è il Venezuela, non è Cuba. Il nemico sul piano geopolitico è la monarchia del dollaro. Questo deve essere chiaro sul piano geopolitico dei rapporti. E per questo bisogna essere molto puntuali. Bisogna favorire la rinascenza di un mondo multipolare che contenga i conflitti. La possibilità della sempre evocata pace nel mondo, a sproposito, la sola possibilità perché ci siano situazioni di contenimento del conflitto è un multipolarismo che si contrapponga al monopolarismo aggressivo imperialistico made in USA. Abbiamo bisogno di un mondo multipolare, di nuovi spazi multipolari come stanno in parte rinascendo. Punto primo. Punto secondo, abbiamo bisogno di risovranizzare il mondo, di riprodurre forme di sovranità nazionale, stante il fatto che la sovranità nazionale, lo ripeto ad nauseam, è il cardine delle democrazie e del socialismo, stante il fatto che la sovranità nazionale è il cardine della possibilità dei popoli di autodeterminarsi mediante la vita parlamentare, la vita democratica, stante il fatto che si può essere sovrani se e solo se Machiavelli docet si dispone della moneta e della milizia. La milizia, come è stato ricordato, l'Italia non l'ha più dal 45 essenzialmente, quando appunto siamo diventati colonia senza anima degli Stati Uniti, fino ad avere ad oggi 117 basi militari che occupano il nostro territorio, impedendo ogni possibile democrazia. Come diceva Costanzo Preve, dire che oggi l'Italia è in democrazia con 117 basi militari sarebbe come dire a un ateniese ai tempi di Pericle che era in democrazia intanto c'era una guarnigione spartana sull'Acropoli. Ovviamente non avrebbe avuto alcun senso allora e non lo ha oggi, per l'ovvia ragione che non c'è democrazia se Washington decide di bombardare Belgrado e Roma deve eseguire cadavericamente, benché non abbia in realtà nessun interesse di bombardare Belgrado. O idem se Washington decide di bombardare Gheddafi e idem deve fare allora Roma. Ecco, quindi abbiamo bisogno, ripeto, di risovranizzare lo spazio. Quindi milizie, le milizie che non sono più disponibili, e poi la moneta. E la moneta pure non è più disponibile per le ragioni che ben sapete. L'Unione Europea ha costituito un altro momento fondamentale di questo processo di desovranizzazione degli spazi europei. E quando si dice, come più volte mi è capitato di sentir dire anche tra studiosi del settore, che solo un'Unione Europea forte può essere un blocco autonomo rispetto agli Stati Uniti d'America, si pecca o di utopismo astratto, da anime belle, da pappa del cuore, direbbe Hegel, o di cattiva fede, perché l'Unione Europea è una colonia statunitense, nasce come processo di americanizzazione del vecchio continente, sia come modello sociale economico, liberismo sfrenato, sia come potenziamento della dipendenza dell'Europa stessa rispetto a Washington, e quindi non c'è possibilità di un'Europa sovrana, di stati sovrani rimanendo nel quadro dell'Unione Europea per le ragioni suddette, per il fatto che la moneta
è ormai di una banca privata transnazionale, per il fatto che la decisione ultima pertiene non a popoli e parlamenti, ma a enclave chiuse di banchieri, finanzieri, tecnici li chiamano, no? Usano questa formula onodina di tecnici ed esperti, ma dietro ogni tecnico, l'avete capito, sta un banchiere, dietro ogni esperto c'è un top manager di ortodossa fede neoliberale, quindi stiamo assistendo a questo processo di smantellamento delle sovranità nazionali, funzionale sempre più a questa globalizzazione americanocentrica. Per questo dicevo, globalizzazione fa rima con americanizzazione assai più di quanto non faccia rima con diritti e le altre liete novelle che vengono raccontate quotidianamente dagli architetti del globalismo e dai pedagoghi della planetarizzazione del capitale.